OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice FOOLISH avrai un ulteriore sconto del 6%. Mamma mia, ma voi siete veramente pazzi. Il primo episodio di Chi compra la mia squadra del cuore ha raggiunto e superato le 60.000 visualizzazioni in solamente una settimana. Sapevo benissimo che questa serie avrebbe avuto successo, ma qui stiamo veramente delirando. E come promesso, ecco qui il secondo episodio, con il Napoli protagonista. Come ho già detto, seguiremo la classifica della Serie A, quindi la prossima settimana parleremo della Roma. Vi chiedo quindi gentilmente di scrivermi qui sotto nei commenti tutti i giocatori che sta seguendo la Roma o che magari ha già comprato. Nell'ultimo video avete lasciato veramente tantissimi commenti e questo calciomercato l'avete fatto solo ed esclusivamente voi. Sono felice perché anche i video in cui parlo di calcio, quello da cui è nato il mio canale, stanno andando fortissimo. Anzi, molte volte stanno andando meglio questi rispetto a quelli di FIFA. E come piace fare a me, unisco il calcio e FIFA in un'unica cosa e quindi parlo del calcio reale utilizzando le carte di FIFA. Sono veramente il numero uno. Ah, e come in ogni video in cui si parla di calcio, non può assolutamente mancare questa sigla. Vai! Primo giocatore di cui parliamo è un portiere italiano che da due stagioni a questa parte sta facendo veramente benissimo. Sto ovviamente parlando dell'italiano Marco Sportiello, estremo difensore dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Ma quanto è bello dire Atalanta Bergamasca Calcio, sono innamorato. Che nel 2014-2015 diventa titolare dopo la partenza dei consigli verso Sassuolo. Che non so se Sassuolo è là, però io l'ho indicato. Sportiello non è più comunque un portiere giovanissimo perché è un classe 92. E voi non avete idea di quanto mi faccia male al cuore pensare che i classe 92 come me non sono più giovanissimi, ma che potrebbe veramente essere il futuro del Napoli per gli anni a venire. Ora il posto è inamovibile ed è di Pepe Reina, che ha restituito sicurezza a una retroguardia che nell'ultimo anno di Benitez non ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi napoletani. Però bisogna anche guardare in prospettive, quindi Sportiello dopo Perin e Donnarumma è forse l'opzione migliore in questa ottica, anche se vedo difficile un suo arrivo già quest'anno perché dovrebbe accontentarsi, come già detto, della maglia numero 12. Primo acquisto ufficiale da parte di De Laurentiis annunciato poco dopo il termine del campionato 2015-2016. Tonelli è un altro giocatore che ha dimostrato di meritare una grande squadra e il Napoli ha deciso di scommettere su di lui. Lorenzo è un difensore dalle ottime capacità difensive, ma ha anche il vizio del gol, caratteristica che potrebbe interessare molto a Napoli, vista la sterilità offensiva che è scaturita sul calcio d'angolo e calci piazzati durante questa stagione. Sarri lo conosce bene, l'ha allenato durante la prima stagione ad Empoli e ha messo il suo nome in cima alla lista desideri anche in previsione di una possibile partenza di Koulibaly dopo una stagione giocata ad altissimi livelli. Il francese è richiestissimo in Premier League e non ha neanche mai fatto mistero di poter preferire una partenza, ma la dirigenza azzurra si è fatta trovare estremamente pronta e ha chiuso subito per uno dei migliori difensori degli ultimi campionati. Per come la vedo io sarà più un Isai che un Val di Fiori, se capite che cosa intendo. A Napoli cercano anche un terzino destro, viste le possibili partenze di Maggio e Zuniga. L'avevo spoilerato nel video della Juve, Versalico è il primo obiettivo per la fascia. Poche settimane fa è stato vicinissimo a vestire l'azzurro in maniera ufficiale, vista anche l'offerta presentata e accettata dal Sassuolo. Ora però la pista si è raffreddata e sembra quasi che il terzino preferirebbe aspettare un'offerta dall'estero, con l'Atletico Madrid in pole position. Il mercato comunque è ancora lunghissimo e si sa le trattative possono sbloccarsi nel giro anche solo di mezz'ora. Certo è che il croato ha dimostrato di essere veramente un esterno di alto livello e che a Napoli potrebbe fare benissimo. Il nome più caldo e con più appeal internazionale per quanto riguarda il centrocampo del Napoli è sicuramente quello di Héctor Herrera del Porto. Il giocatore messicano classe 1990 sembra essersi deciso finalmente a lasciare il club portoghese per tentare l'avventura in un campionato più importante e a Napoli sembrano anche essersi innamorati di lui. Lo dico sinceramente, visto lo scorso campionato del Napoli è veramente difficile pensare a come migliorare ulteriormente l'11 titolare. La grande differenza tra Juventus e Napoli risiede maggiormente nella panchina. I bianconeri possono vantare tantissimi altri giocatori di livello al di fuori dei titolari, mentre per il Napoli non è così, o perlomeno non in difesa a centrocampo. Ed è proprio qui che la dirigenza azzurra vuole intervenire per dare la possibilità ai vari Jorginho, Hamsik e Dallan di poter rifiatare. Se Gwen dovesse rimanere in azzurro, i grandi investimenti del Napoli saranno fatti esclusivamente in questa zona del campo. Se ne riparlerà sicuramente al termine della Coppa America. I prossimi due centrocampisti hanno un legame in comune. Entrambi hanno giocato in Serie A nell'ultima stagione risultando spesso decisivi ed importantissimi per l'economia della loro squadra. Il primo ha un nome meno di impatto, ma sicuramente a livello tattico non ha niente da invidiare ad altri centrocampisti molto più rinomati di lui. Sto parlando di Matias Vecino, centrocampista della Fiorentina che Sarri ha allenato durante il suo ultimo anno ad Empoli. In entrambe le sue due esperienze toscane, Vecino ha dimostrato di essere un giocatore imprescindibile nell'11 titolare. Abile nell'impostare l'azione e nel recuperare palloni, può giocare indistintamente in un centrocampo 2
in un centrocampo a tre. Il Napoli prossimo anno dovrà vedersela su più fronti e Vecino potrebbe essere assolutamente una riserva di lusso. E chissà che non possa ritagliarsi più spazio nei titolari di quanto adesso non si possa immaginare. Il secondo nome invece piacerà sicuramente di più ai tifosi del Napoli per via del suo potenziale offensivo e della sua bene realizzativa nell'ultima stagione di Serie A. Sto parlando ovviamente di Piotr Zielinski, giocatore di proprietà dell'Udinese che sembrava ormai destinato al Liverpool. Qualche problema ha frenato la trattativa e quindi il Napoli ha subito chiesto informazioni sul giocatore per provare a sferrare l'assalto decisivo. Sicuramente vedere Zielinski e Hamsik nella stessa formazione sarebbe difficile, essendo due giocatori estremamente offensivi e con caratteristiche tecniche. Ma Sarri ha dimostrato di avere idee innovative e di poter cambiare il modulo più volte, anche a partita in corso. Forse, tra i centrocampisti citati fino adesso, Zielinski potrebbe essere la sorpresa più grande. Noto con piacere che a Napoli hanno capito una cosa estremamente importante. I giocatori italiani sono essenziali se vuoi puntare a grandi traguardi nel bel paese. Nell'ultimo campionato l'unico italiano di valore è stato Lorenzo Insigne, autore di una stagione a livelli altissimi. I nomi del mercato del Napoli quest'anno invece si tingono sempre di più di azzurro della nazionale, come dimostrato anche dall'interesse per Antonio Candreva, titolare inamovibile di Lazio d'Italia. Il giocatore è richiestissimo e lo Tito non sembra intenzionato a privarsi e a svendere uno dei pilastri della sua squadra, ma mai come quest'anno sembra che Candreva sia destinato a cambiare divisa. Più che al Napoli sembra essere interessato a vestire il nero azzurro interista, ma non escluderei un blitz anche magari all'interno di Euro 2016 per provare a fargli cambiare idea. La Champions è un richiamo forte e il Napoli insieme alla Juventus è l'unica squadra italiana con l'accesso diretto all'estrema competizione europea. Candreva, faccia un pensierino, va. Ancora una volta ritorna il discorso dell'importanza degli italiani, questa volta con Gianluca Lapadula, l'Higuain della Serie B. Il Pescara è tornato in Serie A soprattutto grazie alle sue reti, ma il giocatore sembra tutt'altro che destinato a trascorrere un altro anno in Abruzzo. Le due principali antagoniste nella corsa alla Padula sono ancora una volta Juventus e Napoli, con il Sassuolo outsider che alla fine potrebbe spuntarla. Le ultime notizie infatti parlano di come il club neroverde sia in realtà il più vicino all'acquisto del giocatore, dato che a Torino e Napoli la Padula non avrebbe il posto da titolare assicurato. In Emilia invece la Padula avrà sicuramente più spazio, con anche la possibilità di poter giocare l'Europa League. Inoltre il Sassuolo avrebbe in mente un'operazione congiunta con la Juventus come per Zaza e Berardi, quindi il giocatore si ritroverebbe a vestire una casacca di una squadra che ormai in Italia è diventata importante, con la possibilità un giorno di poter andare anche alla Juventus. A Napoli però non si danno per vinti e si credono convinti di poter chiudere la trattativa, ma anche in questo caso le percentuali variano di minuto in minuto e magari quando sabato uscirà questo video magari la Padula sarà ufficiale, che ne so, al Genoa. L'ultimo giocatore di cui voglio parlarvi è in assoluto anche il più forte di tutti quelli trattati fino ad adesso, un campione di primissimo livello in grado di fare la differenza e di segnare ben 36 gol in 35 partite di campionato. Sto parlando ovviamente del Pipita Higuaín, che è sì un giocatore del Napoli ma che può essere inserito come il migliore degli acquisti. Stesso discorso ho fatto per Pogba nel video precedente. Se il Napoli riesce a trattenere Gonzalo sotto il Vesuvio fa l'acquisto migliore in assoluto. Capocannoniere cannibale dell'ultima Serie A ha frantumato ogni record di reti e trascinato il Napoli vicino al sogno scudetto. Il giocatore ha una clausola altissima, 94 milioni di euro, ma se fossi un tifoso del Napoli preferirei non vedere mai arrivare tutti quei soldi. Insomma, faccio lo stesso ragionamento che ho fatto per Pogba. Ho un giocatore fortissimo in rosa che mi fa la differenza in tutte le partite. Perché mai dovrei venderlo? Io da tifoso non ci guadagno mica una percentuale sulla vendita. Delle due preferisco assolutamente tenermi il giocatore forte. Non sempre avendo a disposizione un gran capitale si riesce a comprare il campione assoluto in grado di ribaltare la squadra e il risultato. Sempre meglio avere Higuaín piuttosto che un potenziale crack che un giorno si rivelerà un flop assoluto. Se il Napoli riesce a non cedere nessuno della rosa dell'anno scorso, magari a parte Koulibaly, e integrare giocatori per allungare la panchina, beh, i tifosi possono veramente sognare. Ebbene, i nomi del Napoli erano questi qui, me li avete consigliati voi, quindi vi chiedo di fare la stessa cosa con i possibili acquisti da parte della Roma per il prossimo video. Io vi ricordo di passare qui sotto in descrizione dove troverete tutti i canali dei miei compagni Braille, se vi faccio vedere anche questa bellissima maglietta che ho realizzato, presto li metterò in vendita, il mio logo e il logo dei Braille, fantastici insieme. Sempre qui sotto in descrizione troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi dovunque. Inoltre troverete anche il link al profilo selfie di Mugnaz. Vi ricordate di Mugnaz? I più nostalgici sicuramente sì. Era il capo di letsplayfifa.it. Ha realizzato lo splendido sfondo animato che abbiamo visto per tutta la durata del video, quindi se volete comprarlo per il vostro canale YouTube passate qui sotto in descrizione, cliccate il link e potete acquistarlo tranquillamente. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi. Dritto per dritto. Higuaín è un altro che, ripeto, secondo me è l'attaccante migliore in Italia, il più forte di tutti, non ce n'è uno forte come Higuaín in Italia e, da come la vedo io, dovrebbe vincere tutti gli anni la classifica cannonieri.
È incredibile come in 2 anni di Serie A non l'abbia mai vinta e si sia sempre solo avvicinato. Potrebbe essere questo l'anno giusto se iniziasse a calciare qualche rigore come sa fare lui, perché lui sa tirarli bene, se si è tolto di dosso tutta questa negatività, tutta questa pressione, tutta questa negatività psicologica che ha aleggiato su Higuain dell'anno scorso. Higuain è più forte di Cardi ed è anche lui un serio candidato alla classifica cannonieri. Luca Toselli, H. Foolish, H. Nostradamus, H. massimo esperto mondiale di calcio in Italia, record del mondo over the top, oh my god.